Stanotte stavo con mia moglie e assieme abbiamo passato la notte praticamente in bianco. In che senso in bianco? Beh, lei sentiva il bisogno di tenerezza, io pure, e a quel punto siamo andati in cucina, abbiamo aperto il frigo e ci siamo mangiati. Lei un pezzo di burrata, io un pezzo di stracchino. E poi ci siamo spartiti una mozzarella, il formaggio che più bianco non si può. Alessandro Di Pietro. Buongiorno a tutti voi. Oggi è un puntatone. Parleremo di una cosa gustosissima. A chi non piacciono i formaggi? A chi non piacciono i formaggi freschi? Perché oggi proprio noi parleremo di latte, latticini e formaggi freschi. E lo faremo con i nostri graditi ospiti. Abbiamo con noi Paolo Cesaretti, brand manager della Treballi Cooperlite. Buongiorno. Salve, buongiorno. Abbiamo con noi una biologa nutrizionista, la dottoressa Claudia Leggeri. Buongiorno Alessandro, salve a E una tecnologa alimentare, la dottoressa Angela Longo. Benvenuti a tutti. Guida la Spesa. Salve, buongiorno. Abbiamo, purtroppo, tutti i giorni, mi tocca fare questa processione per salutare il mio e vostro amico Andy Io ti voglio Luotto. bene, io ti Io voglio ti voglio bene, bene, io sono io che ti fisicamente voglio meno, però mi piaci proprio, bene. È sei una brava persona. Grazie per l'invito. Allora, senti, oggi formaggi freschi. Sì, ma ecco, il fior di latte, perché non si può vivere senza fior di Non latte. si può vivere senza fior di Questa latte. io l'ho chiamata una parmigiana veloce. Parmigiana veloce. Sì. E che c'entra il fior di latte, scusa? Ah, perché scusi, chi ci mette il fior di latte in mezzo? Ah, melanzana, parmigiana, Sì, fior di latte, con la melanzana. melanzana, il pomodoro fresco e un po' di formaggio. Dai, Andy, Allora, impanate, che io vado avanti. c'hai 25 È già minuti? pronto, è già pronto. Bene. E allora, torniamo in postazione. E diamo subito una impostazione appunto alla nostra puntata. I formaggi freschi Cesaretti sono prodotti vivi, no? Certo. Che naturalmente sono una derivazione del latte. Ma a proposito di latte, Cesaretti, mi dia un'informazione importante non solo per me, ma anche per i nostri telespettatori. Io sono davanti allo scaffale del supermercato e vedo diverse bottiglie. Noi spesso prendiamo la bottiglia e guardiamo soltanto la data di scadenza, cosa buona e giusta naturalmente, ma dobbiamo vedere anche qualcos'altro, esattamente i tappi. Guardate questa, tappo rosso, tappo blu, tappo bianco. Che Perfetto. vuol dire? Beh, allora, innanzitutto questo è il latte alimentare fresco Sì. questi tappi sono una specie di segnale che diamo Quindi al tappo rosso consumatore, che significa? parzialmente scremato, Parzialmente quindi con scremato. un Tappo blu, contenuto intero, quindi latte con un intero po' di e percentuale in più. tappo bianco? Allora, il tappo bianco sarebbe latte intero alta qualità. Ah, eccolo qua. Alta qualità. E che significa QM? Beh, QM è un di più che noi stiamo dando al consumatore perché tutta la filiera si è comportata in modo virtuale. Benissimo. Abbiamo gli allevatori che sono stati alimentati E gli quindi è animali. una filiera di qualità. Bene, Perfetto, sì. allora per introdurre l'argomento, intanto seguiamo questo nostro servizio. Guardate. Dal prezioso latte di generosi ovini e bovini nascono i tradizionali formaggi italiani. Di formaggi ce ne sono molteplici varietà, ma i formaggi freschi si distinguono per la loro consistenza molle, per l'alta percentuale di fermenti lattici vivi e per l'alto contenuto di acqua, spesso superiore al 60%. Questo ne obbliga il consumo entro pochi giorni dalla loro produzione. Per essere buono, il formaggio dovrebbe contenere solo latte crudo o pastorizzato, caglio e sale. A volte invece presenta l'aggiunta di fermenti lattici vivi. Grazie alla loro vasta gamma, i formaggi si adattano ai gusti di tutti. Siamo tutti cresciuti grazie anche all'apporto in calcio di questi prodotti e quindi il formaggio resterà sulle nostre tavole per
per molte altre future generazioni. Bene, Cesaretti, lei naturalmente è uno che di formaggi se ne intende. Certo. E allora ci chiarisca un qualcosa che spesso noi commettiamo in termini proprio di errore di scelta nel prodotto. Che differenza c'è tra un formaggio fresco e un latticino? Beh, innanzitutto la differenza è sulla cagliatura. Cioè, mentre il latticino ha come base l'utilizzo del latte, ma non c'è il processo di cagliazione, nel formaggio invece viene cagliato il latte e quindi abbiamo una maggior consistenza. Per parole povere, ricotta, yogurt e panna sono dei latticini, la mozzarella e altri formaggi. Benissimo, ma un formaggio fresco, anzi direi un formaggio in senso lato, dipende dal latte, ovvero certo. un formaggio di qualità impone un latte di qualità, è certo, così? Perfetto, sì. Noi abbiamo le filiere, i produttori, la maggior parte dei produttori sono produttori della zona o comunque produttori italiani che ci conferiscono il latte da trasformare nei nostri caseifici. Senta, ma vogliamo fare un po' di chiarezza? Ha sentito che Andy Luotto ci sta preparando una parmigiana con la mozzarella. Facciamo chiarezza un po' sulla mozzarella. La mozzarella è una pasta filata, si può fare a seconda del formaggio a pasta filata. Un formaggio a pasta filata, quindi si può fare a seconda del latte che viene utilizzato o di bufala o di vaccina. La vaccina è un fior di latte, quella famosa vaccina, fior di latte che sta utilizzando Andy. Quindi è un formaggio che dopo la cagliatura si fa una specie di filatura. Quindi quando noi apriamo una mozzarella vediamo che sono diversi strati, come se fosse un dolce quelli a sfoglia. Sì, sfoglia. Io vedo che qui la Trevalli fa una gamma di prodotti notevole. Certo, sì. Sì, sì, abbiamo anche dei prodotti di alta digeribilità. Cioè? Che sono quindi dove il lattosio è ridotto contenuto di lattosio in modo che può essere digerito più facilmente. Che ha problemi con il lattosio. Sì. Beh, allora, perché non andare a sentire che cosa avviene a proposito dei formaggi freschi nei mercati italiani? Beh, ci colleghiamo quindi con la nostra bellissima Amanda che sta in un mercato rionale periferico di Roma. Mi pare Cinecittà, è così? Buongiorno signora, buongiorno. Cosa sta acquistando, formaggi freschi? Sì, sto acquistando formaggi freschi. Che formaggi di solito compra? Tutti, mozzarella, mozzarella di bufala, robiola e sfracchino. Ma se deve scegliere, preferisce la mozzarella fior di latte o la mozzarella di bufala? Guardi, dipende. Se la devo mangiare, preferisco la bufala. Se cucino, cucino con il fior di latte. E quante volte la settimana mette in tavola i formaggi? Io mangio i formaggi tutti i giorni. E allora, visto che è una grandissima consumatrice di formaggi, qual è il trucco che utilizza per capire se sono freschi? Dito di loro. Benissimo, grazie mille. Prego, signora. Prego. Ciao Alessandro, dal mercato di Cinecittà è tutto, a te la linea. Cesaretti, ha sentito? Senta, però io voglio ritornare su una questione. Sì. Perché tempo fa, seguendo, come lei sa, mi informo sempre sulla produzione in generale, sulle produzioni agroalimentari italiane, e qualche scandaletto, diciamo, sulla provenienza del latte ogni tanto si sente. Io volevo sapere dove voi vi approvvigionate del latte. Beh, la Trevalli è una cooperativa di cooperative di produzione del latte nazionale, quindi diciamo il 90%, 95% è tutto latte nazionale se non latte marchigiano. Tra l'altro quella marchigiano. Tra l'altro quella mozzarella che parlavamo prima, noi ne facciamo una versione questa lì, sì, che è la STG, sì? C'è il marchio dell'STG che è un vogliamo dire ai nostri telespettatori che cosa significa specialità STG? Tradizionale garantita, che è nello stesso regolamento della DOP e dell'IGP. Certo, è un marchio di eccellenza. Un'eccellenza dove viene certificata la ricetta di produzione e dove il punto forte è proprio il latte innesto. Un latte che viene raccolto di giornata,
dove ci sono presenti i fermenti. Questi fermenti vengono, diciamo, moltiplicati e poi utilizzati per far partire la massa del latte per la cagliazione. A me è capitato di recente in casa di vedere mia moglie che usava un latte di altissima qualità, per ovvi motivi non posso dire la marca. Mi sembrava, versandolo, mi sembrava come se avesse una densità diversa rispetto, per esempio, a un latte parzialmente scremato. È possibile? Il latte intero è naturalmente più ricco di grasso, però se noi per esempio questa densità la possiamo notare sul latte innesto, perché il latte innesto con la fermentazione diventa uno yogurt liquido. Quindi lo vediamo molto più denso rispetto al latte che poi utilizzeremo per farci la mozzarella. Benissimo. Allora adesso un attimo di pubblicità.